Bella ragazzi, qui XWilly, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qui ritornati su un GT Online abbastanza misterioso, perché oggi ci troviamo qui al Mount Gilead nel famoso Murales, che veramente, che c'era agli inizi di GTA Online e all'inizio di GTA 5 comunque sia, ricorderà questo Murales, perché è stato colui che creava tantissimi misteri. Ed oggi siamo qui per un evento di Halloween. Ebbene, se avete proprio capito bene, siamo qui per un evento di Halloween, perché oggi e per tutta questa settimana nelle zone di Palito Bay, o in generale comunque sia in giro per la mappa, il giorno in cui sto registrando io, quindi il 15/10/2021, spawna qui e io già lo vedo. Volevo creare un po' di lore, di mistero, ma purtroppo mentre sono arrivato l'ho già visto, signori. Ebbene sì, spawna un UFO su GT Online, che spawnerà in diversi punti durante questa settimana di Halloween. E poi dalla prossima settimana in poi ci saranno altri eventi, tipo quello dell'auto fantasma, quello di qua, quello di là, ci saranno un paio di eventi. E niente, oggi vi volevo far vedere l'UFO. Purtroppo niente lore perché è già spawnato, mannaggia lui. Spawnerà tra le 22 e le 2 del mattino, ovviamente in game. Possiamo sparargli, non succede nulla, ovviamente, anche perché siamo lontanissimi. Sostanzialmente non serve a nulla, però è una roba carina da vedere, se non altro. Lasciate un like, iscrivetevi se volete vedere gli altri eventi di Halloween. Purtroppo sarà un video brevissimo, mi dispiace, volevo farlo più lungo, volevo farlo all'ora, ma questo disgraziato è già spawnato. Allora, io vorrei scendere giù, no? Cos'è questo rumore? Ah, si sente un fruscio. È l'UFO. È per forza l'UFO, ragazzi, che fa questo sound, no? Guardalo, guardalo. C'è pure il raggio che sta pigliando qualcosa. Comunque potrete farlo spawnare sia in sessione, solo a inviti, che pubblica. What the fuck? Ah, non c'è più? Dannato. Tuona, tuona, ragazzi, tuoneggia. Ma non riesco ad andare avanti, sono tipo bloccato. Ragazzi, l'UFO mi ha bloccato. E mo? E non posso né muovermi né andare avanti né indietro. Ma che è successo? Ah, sono libero. E buona lì, sostanzialmente niente, incontrate l'UFO, non fa nulla di particolare. Come potete ben vedere non lascia niente, nessun segno, nessuna cassa, non vi dà un oggetto speciale. È solamente per vederlo così. Non so per quale motivo sono rimasto bloccato, non so dove sia finito. Non credo sia a causa dell'orario, perché deve stare fino alle 2 e non sono ancora le 2. Quindi questo è l'UFO, signori, questo è l'UFO. Spawnerà fino a giovedì e buona. Eventino così, carino. Mi ha lasciato onestamente senza parole, mi ha spiazzato, perché diciamo è stato abbastanza inutile. Io mi aspettavo almeno un attacco alieno, qualcosa del genere. Invece niente, abbiamo visto l'UFO e va bene. Quindi ragazzi, che dirvi? Io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Vi saluto da uno dei posti più particolari di GTA, ecco, anche questo luogo ricco di misteri. Beh, diciamo che è stato breve ma intenso, è stato breve ma intenso. Vedere quell'UFO comunque sia mi ha riportato in auge i vecchi tempi, no? Quando scoprivi GTA 5, scoprivi tutti gli easter egg, c'era l'easter egg dell'UFO sul Mount Gilead con il temporale. Ecco, intanto sono spawnati i nostri amici cannibali, finché non ci dicono niente per noi va bene così. Quindi io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, commentate qui sotto facendomi sapere la vostra in merito a questo evento di Halloween, se l'avete già visto o meno. Quindi se volete passare al mio profilo è tutto, bella ragazzi.